Buonasera, buonasera amici di Edicola Loco, benvenuti. Siamo rimasti una settimana, diciamo così, anche perché, diciamolo, cara Silvana, tu sei stata in ferie, ma le ferie di Silvana sono un po' particolari, perché che cosa avete fatto tu e tua sorella Laura? Sì, buttala subito Allora, perché. prego, venga, io chiamo Sì, la mascherina, se mettiti la mascherina, semplicemente. Laura. Abbiamo fatto Il cammino materano. Che cosa consiste questo cammino materano, Allora, praticamente noi Silvana? abbiamo fatto la via Peuceta che parte da Bari e arriva a A Matera. Matera. Questa via che si fa in 7 giorni. Siccome noi 7 giorni non ce li avevamo, poi c'è, ma vanno meglio. Lucia, ce li avevamo, è lei che deve fare Non ce l'avevo l'astronauta. No, proprio, diciamo che l'hanno fatta in 3 giorni, più o meno, 4 giorni, 4 giorni. Quella la voleva fare tutto un tiro. No, un momento, io devo dormire. Meno male perché No. ho le prove certificate che la cara Laura tiene una bolla sotto di sgaiattante, me l'ha fatta E vedere. quella è l'età, e È quella è l'età, l'età, è è l'età. Ma io direi, dato che abbiamo Laura qui, ma perché non facciamo la sigla con Laura? Che non l'abbiamo Sì, fatta bene? esatto. Ma tu te Allora, l'eri no, mi è preparata, venuto così che ho no? visto qua e allora ho detto one, two, three, edicola loco, Mannaggia, edicola loco. edicola loco, ci mettiamo in gioco. Allora, come sono stati questi 4 giorni? No, in te, Raccontate. la poetessa poi delle due lì, prego, prego, insomma. Io devo parlare, devo... Delle califatine, per forza, No, va dipende perché abbiamo due versioni, bene. Ah, no? va bene. Ognuno racconta la sua. Allora, Laura, Allora, che... io 4 giorni ho inseguito mia sorella. Questo ho fatto. Ogni tanto dicevo, sì, ma se te lo vuoi fare da sola, ci vediamo all'arrivo, basta che mi dai le tracce. Perché lei è un mulo da traino. Camin, che è una Capisci? bellezza. Cioè, è un passista proprio, uno di quelli che ti metti dietro, se vuoi arrivare a orario, ti metti dietro a Silvana. Ricordiamo che voi non è che siete partite voi due sole, con voi c'era la nostra grande amica Donatella Donatella Leserri, Leserri, che che salutiamo. era una super Oh, atleta, e lei... così, insomma, gli acciacchi arrivano È anche per... vero, lei ha fatto la sua prima esperienza da camminatrice, non la doveva fare con noi, indubbiamente. Il primo giorno si è stampata 64 km, povera piccina, che lei non è proprio Non è amico, abituata, non è carapacena. abituata. E quindi, anche perché certi dolori bisogna prenderli con le pinze, lei giustamente ha detto, io conosco i miei limiti e prima di farmi male mi fermo a Bisogna malincuore. ascoltare sempre il Certo, cuore, perché sempre il cuore. diciamo che ha avuto problemi alle ginocchia. Alle ginocchia, Un alle picco da tasche. svitolo, un po' di meno metro, però camminando, camminando. Poi sì, Salutiamo Donatella, comunque, Donatella, riprenditi, mi è raccomando. stato un percorso bellissimo, consigliamo a tutti di farlo, non come l'abbiamo fatto noi, fate Secondo le tappe, tappe. perché ti trovi In mezzo immerso nella nella natura. natura, insomma, il ricongiungimento con il creato, fantastico. Poi ricordiamo che comunque quelli sono paesaggi veramente quasi incontaminati, insomma, Quasi, hai detto bene, perché abbiamo trovato anche molti tratti sporchi. Quando dicevano che meritiamo l'estinzione, ci hanno dato C'era proprio sì. pieni di immondizia, proprio Immondizia. di Perché scarichi. ricordiamo, facciamolo questo appello qui. Allora, che cosa è successo? Siccome in gran parte, o quasi tutti i paesi hanno la differenziata, molti incivili, molte bestie, chiamiamolo buono, ma come Bestie, bestie. è, usano questi luoghi incontaminati dove magari non ci sono fototrappole, dove non ci sono controlli, diciamo, più severi, che magari possono, dove po loro possono essere beccati. Talmente non fanno la differenziata, ma vanno a buttare la loro immondizia praticamente in questi luoghi contaminati, diciamo Infatti. sicuri di non essere Peccati. beccati. Quindi Non so sarebbe, quanti cessi diciamo, abbiamo quanti trovato, cessi e quanti quanti lavandini, abbiamo lavandini. perso il conto, E però poi pensa, veramente. ma quando sono arrivati poi in fondo a buttare sta roba, Sì, come fanno prima ad ma andare a infatti, questa è, quindi... Diciamo, l'unica pecca negativa è stata qua, del resto, Alla benissimo. gente... Proprio accogliente, Poi ci dico, ti vengono. conoscono che sei un camminatore, quindi tutto cato solo, tutto cato solo, tutto nel bene. E poi l'altra cosa importante, abbiamo capito, l'importanza dell'acqua. L'acqua, Dell'acqua, infatti, siamo io vi ho trovati un seguito posto. tramite i social, Questo è il insomma. nostro trainer.
Ti vanta, vada, come vedete, si sono muniti anche di zaini proprio specifici. Insomma, tenemelo pure alla Giovietta. Sì, aveva lo scacciacancia, aveva il fischietto, aveva il telecomando. Anche perché là c'è il rischio che anche un maremmano. Infatti insomma, poco devono fare polpetto, insomma, diciamo. Sì, a parte questo, veramente un'esperienza favolosa, ed è vero. Quando parti sei un'altra persona, quando arrivi sei un'altra persona. Tu sei cambiato, il percorso è cambiato. Certo. Io consiglio di farlo. Se non questo, altri. Comunque camminare, avere tempo per staccare, perché stacchi, vuoi o non vuoi devi staccare. L'orologio in realtà va più veloce perché i passi sono più lenti, è tutta un'altra dimensione. Poi i posti fanno la loro, quindi ti hai il tempo per dare anche il valore, anche la goccia d'acqua. Ritornare, ma anche là tipo ci è avanzato un pezzo di focaccia, ce lo siamo tirati 3 giorni perché non sia mai ci serviva i fichi secchi, cioè tutta fichi secchi. Gli altri stati già fa cazzo, non vuoi venire lì? No, non vedo per nulla. Va bene. Ti lasciamo la regia, ringraziamo Laura per questa testimonianza bella. Ahimè, veniamo a una notizia che ha un po' devastato la comunità di Locorotondo, perché ieri all'incirca verso le 12:30 più o meno c'è stato l'ennesimo incidente sulla statale 172 dei Trulli all'altezza di Quinto Colore, e purtroppo Angela Lattanzio, una ragazza di 26 anni, amante delle moto perché lei aveva questa passione, ha avuto un bruttissimo incidente scontrandosi con un furgone, almeno da quello che dicono, stanno ancora accertando, diciamo, quello che è successo. In un primo momento è stata trasportata a Martina Franco al pronto soccorso in codice rosso, poi addirittura portata a Taranto e operata d'urgenza, solo che purtroppo non ce l'ha fatta e abbiamo perso questa ragazza di 26 anni. Noi di Cola Loco ci affianchiamo al dolore della famiglia, però mi viene da fare una considerazione, viene secondo me fatta, perché mi viene quasi anche un po' di rabbia, concedimi Silvana, perché quando vedi che sulla strada 172 dei Trulli, che parte diciamo da Fasano e addirittura e arriva fino a Taranto, dove stanno facendo dei lavori diciamo sostanziali per riuscire a rendere questa via più sicura, e poi vedo milioni di euro spesi per quei muretti a secco, che magari sono anche bellissimi, non lo metto in dubbio, sono anche belli da vedere, via dicendo, però se quei milioni di euro fossero stati spesi anche per risolvere queste problematiche, perché io vorrei proprio fargli una domanda, quante morti e quanti incidenti ancora dobbiamo subire su questa strada che collega Locorotondo e Fasano, specialmente poi all'altezza di Quinto Colore, che ha un incrocio pericolosissimo, perché si trova in piena curva. Non lo so, facciamo una rotatoria, facciamo, non lo so, un semaforo, non lo so, vedete di risolvere questa situazione, perché ci siamo stancati purtroppo di piangere delle persone, delle vittime, anche giovani, molte volte come è successo ieri con Angela Lattanzio. Quindi io direi di fare un invito e cercare di fare quanto più prima possibile, insomma, per poter mettere in sicurezza una strada che purtroppo da oramai decenni sta mietendo vittime incredibili. Va bene, allora insomma chiudiamo questa parentesi che è un po' attristato con la città di Locorotondo, per un'altra bella notizia. Sì, ragazzi, esseri urbani, noi avevamo detto che loro avrebbero partecipato a un concorso, e signori, esseri urbani è il vincitore della prima edizione del New European Bauhaus, non lo so come si European Bauhaus Prizes. Praticamente questo concorso internazionale che i ragazzi hanno vinto si aggiudica per la categoria Mobilization of Culture, Arts and Communities. Tra i 5 progetti italiani premiati è l'unico della categoria Nuovo Bauhaus Europeo che si aggiudica 30.000 euro. Essere Urbani è un progetto dell'Associazione di Promozione Sociale UIUS di Locorotondo,
L'anonimo festival, che ne è massima espressione, si è svolto nel 2019 e noi li abbiamo intervistati al Locolo Tondo con la direzione artistica di Pino Incredix, e nel 2021 e si è trasferito a Noce con la direzione artistica di Angela Conte. Quest'ultima ha presenziato ieri alla cerimonia di premiazione dicendo: è una grande soddisfazione per tutti noi, ha dichiarato la presidente del APS UIUS, Alessandra Neglia. Questo progetto ha incontrato tante difficoltà. Siamo una piccola associazione in un piccolo comune della Puglia che si regge sul lavoro volontario e instancabile di un team di ragazzi che ha deciso di vivere e investire qui tempo, competenze e voglia di mettersi in gioco. Angela Conte, Michela Neglia, Donato Giacopazzo e Silvestro Simeone. Li voglio citare tutti, non ce lo aspettavamo, siamo ancora increduli ma felici. Felici per il riconoscimento al lavoro di anni e perché questo premio porta alto il nome della terra in cui siamo nati e che amiamo. Grazie a tutti. Quindi facciamo un applauso a questi ragazzi. Bravi, bravi. Io spero che la loro manifestazione ritorni al Locolo Tondo, perché insomma si sono trasferiti a Noci, sono bravi, sono di Locolo Tondo, sono nostri. Certo. E insomma hanno avuto veramente un grande, grande riconoscimento, quindi va dato onore al merito, insomma. Dalla anche tu questa notizia, perché finalmente, finalmente, cara Silvana, Locolo Tondo ottiene un finanziamento da 700.000 euro per il palazzetto dello sport. Allora, finalmente, a parturito, a parturito. Ogni lezione ci hanno detto: non vi preoccupate, il palazzetto è la prima volta, la seconda volta, la terza volta, finalmente. Siamo riusciti a reperire questo fondo. Ha avuto un finanziamento di 700.000 euro per la ristrutturazione e la riqualificazione del palazzetto dello sport. A dare notizia il sindaco Buffano e il vice sindaco speciale. Lo scorso anno aveva candidato il comune al finanziamento dopo un importante lavoro svolto in coordinazione con gli uffici comunali preposti. Al finanziamento ministeriale si aggiungerà un cofinanziamento comunale pari a 180.000 euro per un totale complessivo di 900.000 euro. Beh, finalmente. Speriamo, insomma, speriamo, speriamo, perché le associazioni di Locolo Tondo, pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, possano ritornare, diciamo, a esercitare e non andare magari ad emigrare in altri paesi. Quindi avere un palazzetto dello sport servirebbe, insomma, per tutte queste associazioni. Ieri invece in piazza Vittorio Emanuele si è fatto una diciamo, un ricordo di Giuseppe Di Bagno alla commemorazione dei 100 anni della morte di Giuseppe Di Bagno. Chi era Giuseppe Di Bagno? È nato il 12 aprile del 1889 a Conversano ed è morto a Mola di Bari il 26 settembre del 21. È stato un politico italiano, primo parlamentare sempre italiano, vittima del fascismo. Esso fu sempre dalla parte dei più diseredati del sud, ricordiamo che lui è stato, diciamo, colui che nonostante aveva una famiglia, diciamo, borghese, quindi, diciamo, benestante, perché era proprietario terriero, lui si è sempre prodigato affinché cercava in un certo qual modo di risollevare le sorti di quei poveri diseredati, di contadini che molte volte venivano vessati dai latifondisti. La famosissima questione meridionale. La questione meridionale. Quindi riuscendo anche ad ottenere dal governo Giolitti l'avvio dei lavori per l'acquedotto pugliese. Il 25 settembre del 21, sebbene avvertito della preparazione di un nuovo agguato ai suoi danni, perché lui più volte era stato, aveva un attentato alla sua vita, raggiunse Mola di Bari per tenere il discorso di inaugurazione della sede del Partito Socialista Italiano. Al termine del comizio viene colpito alla schiena da due colpi di pistola. Muore l'indomani, il 26 settembre, presso il locale ospedale vicino. Ricordiamo che oltre a lui furono uccise anche altre 9 persone, quindi diciamo una strage, possiamo chiamarla così. La cosa bella che io ho potuto vedere ieri è che dopo il 25 aprile, dove anche l'amministrazione comunale di centrodestra era presente con il sindaco Antonio Buffano, anche ieri a questa commemorazione c'era presente Antonio Buffano. Diciamo un cambiamento radicale anche sotto questo. Beh, infatti, sotto questo. Sempre persone che fatto la diamo vita. L'ultima notizia, veloce, veloce, cara Silvana. Insomma, siamo cucine di cose, di talenti,
di talenti, infatti da agora la stella locorotondese Emanuela Minno debutta su Rai 1, anzi ha già debuttato, l'abbiamo visto già. Infatti agora gli ha dedicato la copertina del numero di settembre, dedicata sempre da Emanuela Minno, la stella locorotondese che dal 23 settembre sarà tra le protagoniste della nuova fiction di Rai 1 fino all'ultimo battito. La serie diretta da Cinzia Torrini e prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Eliseo Multimedia. Nella serie Emanuela Minno interpreta il ruolo di Vanessa Coppi al fianco di importanti attori del panorama nazionale come Marco Bocci, Violante Placido, Loretta Goggi e Fortunata Cerlino. Nelle pagine interne di Agora troverete l'intervista di Anna Lodeserta ed Emanuela, insomma, dove ci parla dei suoi Emanuela, insomma, quando vuoi, quando sei noi ti aspettiamo a braccia aperte, anche perché, insomma, noi lanciamo talenti locali. E a proposito di talenti locali, cominciamo con i nostri primi ospiti. Perché noi abbiamo siamo in una libreria, siamo nella biblioteca comunale, e ci sembrava giusto invitare chi? Paolo Argese, che ha fatto, un libro. Ciao Paolo! Vieni Paolo! Scusate, io da mettere. Allora, Paolo. Parliamo di questo libro che si chiama Storia della banda di Locorotondo. Eccolo qui, vedete qui, un bel libro che vi invito a comprare. A proposito di questo, scusa se ti interrompo, posso dire che potete richiederlo personalmente a me, l'autore, anche attraverso i social. Se lo volete acquistare, insomma. Per chi non l'ha già fatto. Ma è anche nelle librerie, ma ci sono poche copie. E allora Paolo, cosa ci racconti in questo? Allora, tu hai fatto il percorso Materano, quanti chilometri erano? 107. Io ho fatto un percorso di 2 secoli. Sei andata a ritroso, sì, praticamente. Perché la banda di Locorotondo è una storia pluricentenaria, il primo documento risale al 1807, quindi è probabile anche che sia stata fondata prima. E quindi sono più di non ci sono documenti scritti sulla vera nascita dei primi. No, sulla fondazione non ci sono documenti, però il primo documento del 1807 che si trova nell'archivio di Stato di Bari ne attesta il funzionamento. È un contratto tra i musicanti che ne facevano parte. Quindi diciamo che Locorotondo ha una cultura bandistica, insomma, centenaria, Locorotondo tuttora ha 2 bande, ma le ha avute molto spesso nel suo passato. Anzi, si aggiungeva anche una fanfara alla banda principale. E, stranamente, forse voi siete delle eccezioni, non avete musicanti in famiglia, credo. No, che io sappia no. Comunque, mio fratello ha suonato un po' nella banda, ma è stato un fuoco da paglia con la tromba. Comunque. C'è già. Sì, insomma. Su noi tre, diciamo, almeno 2 abbiamo avuto a che fare con la banda. Questa è una cosa che ho notato e che mi ha sorpreso. Quando ho iniziato queste ricerche non pensavo che ci fossero così tanti musicanti bandisti a Locorotondo, soprattutto in proporzione alla popolazione. Questa è sicuramente una cosa che mi ha sorpreso. Il numero statisticamente è notevolissimo. Purtroppo ultimamente si sta un po' affievolendo. Però le 2 bande ci sono molto attive. E devo dire che ci sono anche molti giovani, insomma, che si approcciano, diciamo, alla vita bandistica, al mondo della musica. Sì, ce ne vorrebbero sempre di più. Il periodo è difficile per vari motivi, alcune bande sono anche morte nel circondario, però dobbiamo cercare di invitare. Certo. Cosa particolare che tu mi dicevi, Paolo, che ogni famiglia ha un bandista, quindi la musica comunque era, diciamo, uno strumento per evadere anche, no? Insomma, anche in condizioni particolari, perché poi erano una serie di vita abbastanza povera, quindi dovevi mandare il figlio a scuola di musica. Sì, era una passione, possiamo definirla, un secondo lavoro, a volte un primo lavoro, che era sempre accompagnato a un'altra attività, quindi, soprattutto quella di calzolaio sarto, quindi quella dell'artigiano, ecco, sì. E gli strumenti sono sempre quelli o ci sono evoluti poi nel tempo, la tromba, gran gas? Sì, alcuni di questi strumenti che ci sono nella copertina io rimostro, diciamo.
Non ci sono più, non sono più usati. Sono del tutto spariti dalla banda, come ad esempio il Genesis. Una curiosità che mi viene, perché tu mi hai detto che il primo documento storico è quello del 1807, ma chi era l'iniziatore, insomma? Chi era colui che praticamente ha formato questa banda? Che credo, allora, se sì, c'è un personaggio storico... Il primo nome al quale è legato il nome della banda di Locorotondo è quello di Gian Domenico Acquaviva. Mm. Questo è stato sicuramente il primo maestro importante. Come dico nel libro, la banda di Locorotondo è caratterizzata anche da una parentela, cioè, a volte vicina e lontana, tra tutti i maestri, oltre che tra gli stessi bandisti. Erano proprio vere e proprie famiglie che si passavano padre in figlio. E quindi il primo nome importante sicuramente è quello di Giovanni Domenico Acquaviva. Mm. Leggo solo due righe proprio per presentarlo, perché ritengo che sia un appunto molto interessante. Si parla di Acquaviva, nato a Locorotondo il 4 giugno 1801. Nel manoscritto Convertini del 31 dicembre 1827 viene indicato come personaggio che, insieme ad altri, per la sua attività di musicista, dà lustro a Locorotondo. Cito testualmente: sicché per la musica tutta la città sembra un secondo collegio della Pietà dei Tocchini di Napoli per i tanti studenti e dilettanti che ci sono. Il collegio della Pietà dei Tocchini di Napoli era un conservatorio, uno dei tanti conservatori napoletani dell'epoca. Ma immagino che il fatto che desse lustro a Locorotondo era perché comunque queste bande non è che suonavano solo nel proprio paese, ma più delle volte venivano invitati nei paesi limitrofi, molte volte anche fuori regione a suonare. Quindi, sì, già diciamo, nella seconda parte dell'Ottocento, verso la fine del secolo, la banda di Locorotondo andava a suonare in tutti i paesi limitrofi. Molfetta, Giuliano, Trigiano. Quindi già dal fine Ottocento si spostava. In condizioni, penso, abbastanza disagevoli, con i traini, però... Infatti, non credo che fosse facile spostarsi. La palla veniva usata per le feste popolari, anche come per i funerali, per... Sì, i servizi sono sempre stati. Sempre quelli. Religiosi, politici, la festa del lavoro, la festa dello statuto, che si celebrava prima a giugno. È sempre stata la sua funzione, è stata la stessa, diciamo, di oggi. Sempre. Io mi ricordo che mia nonna era fissatissima quando muovevo voglia a bande che non assente da Topaz. Questo è stato anche un segnale, se vogliamo, se vogliamo definirla così. Poi anche serenate, era impiegata a 360 gradi. E adesso il mondo del bandistico come si è evoluto? Allora, io dal 96 che sono in banda, diciamo che lo conosco abbastanza bene. Ovviamente c'è stato un calo in tutti i sensi. Mette una chiavetta, non una chiavetta. Capita anche ai funerali che ci siano, diciamo, si metta della musica registrata, come a parte questa piccola battuta. Sì, c'è stato probabilmente un calo sia nell'attività delle bande, forse anche nella qualità, sicuramente nel numero delle persone che si dedicano a questa attività c'è stata una flessione notevole. Mi dispiace, però c'è da dire che bisogna anche aiutarla, sostenerla. Certo, quindi non è facile. Poi, considerando questi ultimi due anni di pandemia, dove sicuramente, insomma, il mondo bandistico ha avuto, diciamo, veramente problematiche serie nel ti posso assicurare che lavorare. Ci sono bande di paese scomparse definitivamente, perché laddove non puoi fare processioni né funerali, certo un problema. Però magari adesso, riprendendo un po' la famosissima cassa armonica, che era spettacolare, no? Abbiamo sentito la mancanza negli ultimi due anni, però Speriamo in futuro, speriamo in futuro. Quella è proprio Puglia, la Cassa Armonica, sì, la banda è Puglia. Ci sono tradizioni. Infatti, tu hai presentato questo libro sul sagrato della Chiesa Madre in una serata veramente bella. Fu un'estate dal vento. Sono stato veramente soddisfatto della presenza fino all'ultimo, la piazza era abbastanza piena. Io ho visto le immagini
diretta, perché c'era comunque Teletrullo che ha ripreso la serata, e c'era la banda di Fasano, insomma, che ha allietato la serata. Per quest'anno c'è stata la banda di Fasano, speriamo in futuro di poter coinvolgere anche la banda di Loratone o altre formazioni, e dico in futuro perché spero vivamente di poter rifare, cioè riscrivere un altro libro, perché questo ha messo 16 anni, quindi ci troviamo tra... Perché, insomma, io credo che non sia stata facile fare una ricerca storica su tutti i documenti, che sicuramente sono voluti anni, insomma, non è facile. Non voglio fare la vittima, però è stato veramente difficile. Comunque. Magari Paolo, magari l'anno prossimo ci porti insieme su ADN, perché poi anche la bandi anche quello, no? Bandi ADN, autunno, no? Quale strumento potresti suonare? No, veniamo, non ce la facciamo più. No, ci sono i dici, no, ci ho provato. Dai. Lei fece sempre che era modesta, ma lei è un artista a 360 gradi. No, ma perché suona in un piccolo gruppetto. No, ma non ha spiegato, perché in mangio avanti. No, veniamo dietro, sono questa la cotuna, adieni a pan. Così, colgo l'occasione per invitare tutti coloro che vorranno partecipare a un secondo concerto che spero di poter fare l'estate prossima, magari in una sera con meno vento, un concerto di struttura simile. Questo concerto si può vedere in rete, basta digitare il concerto, quello che abbiamo fatto il 1 settembre, basta digitare sulla barra di YouTube storia della banda di Logrotondo, uscirà nei primi risultati il video del concerto di quella sera. Sì, perché poi quella sera non c'era solo la banda di Fasano, ma c'era una cantante lirica, che non mi ricordo il nome, Valentina Patella, coadiuvata da Donato Fumarola, insomma, che abbiamo avuto anche ospite, che ci ha parlato anche lui della banda. Un amico mi ha anche aiutato notevolmente nell'organizzazione della serata, e c'era anche un mandolinista di Cisternino, Nico Vignola, che ha suonato della musica di Vito Rinaldi, che è stato il nostro... E ricordiamo pure Duduzzo. Come possiamo non ricordare Duduzzo? Lui ha creato quel suo giradisco, si sente... Poi lui è una storia. È un fuori classe. È una storia, è uno che ama le tradizioni logorodondesi, quindi... Oltre che essere un amico poi sul padre, per me è stato bravissimo nel gestire la serata, che... Non è da tutti. Bravo. Tu ancora suoni in banda? Sì, suono. Ancora. È dal 96 che suono, non mi sono mai fermato. Cosa suoni? Sono il clarinetto, il basso tuba e altri strumenti, insomma. Io capisco che i bandisti, da me ne suono 3 o 4, cioè non è vero. Sì, vabbè, Bravo. Perché poi, insomma, uno gli piace anche, come dire, non fossilizzarsi a un solo strumento, insomma, ma... È bello anche sperimentare altri strumenti. È una passione che ancora non mi passa. E andate a passetto. Anche se faccio altro nella vita, però. Però, infatti. Va bene. Allora, ricordiamo ancora una volta Paolo Argese, storia della banda di Logorodondo. Se volete acquistarlo potete andare sui canali social di Paolo. Ricordiamo che il prezzo è di 20 euro di Cimola. Il prezzo di 20 euro sono 400 pagine. Sono 400 pagine, quindi non parlo. Mattarone, insomma. Vi posso assicurare, mi ha detto gente non abituata alla lettura che si legge. Si legge. Adesso non so se. Ok, va bene, grazie. Io ringrazio voi. È stato un piacere, insomma, noi cerchiamo sempre di dare spazio ai talenti locali, perché comunque scrivere un libro, secondo me, bisogna avere un talento per poterlo scrivere, altrimenti non credo. Io lo faccio davanti a tutti, a quelli che ci seguono, ve lo regalo. Ah, grazie. Senti, io posso fare una cosa, essendo responsabile della biblioteca, io me lo faccio donare da te alla biblioteca, e questo lo lascio in biblioteca, di modo che sappiate che se lo volete leggere potete anche venire qui in biblioteca. Io purtroppo avevo solo una copia. Non ti preoccupare, Paolo. Grazie, grazie Paolo. Grazie ancora.
Allora, andiamo avanti. E a proposito di talenti locali, Franci, a proposito di eventi della nostra... Io so che avevo costituito a Ciunacchieto oramai da tantissimo tempo. È un insieme, insieme a quello, come si dice, a quello fuccia la fuccia di Simone da Milano. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo organizzato, hanno organizzato... Beh, anche una, voi, diciamo, siete la prima maratona della Valle d'Itria. E se dico maratona in Valle d'Itria... Cioè, ricordate, dire... signori, non è a marcia long, che si faceva a San Rocco, ma che di 10, 12, massimo 15 km. Questa è una vera e propria maratona di 42 km e 190 metri, tutto 95 metri, tutto nel territorio di Locorotondo. Oh, questo è ragazzi meglio. Che cos'è? Che cosa consiste la Leonardo Trulli Marathon? Abbiamo chiamato il direttore di gara, il buon Corozzo Severo! Credo che le problematiche per organizzare una marathon del genere non credo sia facile, anche a livello logistico, insomma, perché ricordiamo che il territorio di Locorotondo è abbastanza abitato in campagna, quindi dover bloccare ricordiamo che ci sono 42 chilometri che poi sono due giri da 21 chilometri, quindi se passa due volte diciamo dallo stesso punto e quindi parecchie. Ciao Paolo, ringraziamo Paolo. E quindi insomma non è stato facile. Solo un giro costa 90 incroci. 90 senza incroci. Considerare le case, solo certo. Incroci di strada. Quindi 90 incroci, 90 persone. Incredibile, non è facile. Quindi faremo due giri, faranno due giri, i supereroi. Perché ricordiamolo che a questa maratona vengono addirittura anche da Milano. Certo. Cioè Silvana mi ha detto che vengono c'è anche delle campionesse. Abbastanza. Quindi sarà una gara sia per la maratona, quella è quella competitiva, però anche per chi si vuole cimentare. Si avvicina per la prima volta. Può fare una competitiva di 11 km, cioè mezzo giro, che comunque è sempre fatto 11 giri e comunque abbastanza impegnativo. Le salite non mancano mai. Io il territorio nostro sì. Infatti abbiamo lanciato l'hashtag ogni salita taggate o non so se vedrà. Trovare un percorso senza salite. Quella più strong secondo me è quella della Cavatinella. Dopo la mia caglia da Savalt. Ah, bello! E secondo me sono nasci tutti i santi. Sicuramente. Che ti immagino farlo due volte. Cioè, due volte. Ma ricordi, ora vorrei, dato che sei qui, insomma, ma a chi gli è venuta questa idea di fare la maratona qui a Locorotondo? L'idea sapevo è venuta a Rosalba Cardone, che è la proprietaria del resort che ha avuto la fortuna di incontrare Simone Leo, che lui è un ultramaratoneta che abbiamo avuto più volte qui a Nicola Rocco, e hanno deciso di organizzare. Inizialmente voleva essere una mezza, però siccome sembrava troppo poco, ha detto da un giro ne facciamo due. E facciamo la 42 km. Ho preparato tutto, abbiamo coinvolto anche il paese di Cisternino, perché il resort si trova in quella zona ed era una mezza maratona esatta, comunque andando a Cisternino, poi Locorotondo e ritornando al resort. Solo che all'ultimo momento, diciamo un mese fa, abbiamo saputo che Cisternino si vota, quindi non si poteva più passare. Quindi abbiamo dovuto ridisegnare quel percorso, quindi tutte le contrade, tutte le strade. E quindi Simone è venuto qua, si è fatto una semana da ferie, certo. Vi ho visti insieme anche a Giovanni del trio Aldo Giovanni. Giovanni l'ha provato in bicicletta e già in bicicletta del che è abbastanza. Quindi insomma vi aspettiamo tutti, carissimo Alonso, diciamo soprattutto a quelli anche i camminatori. Sì.
Per loro non c'è una scadenza, anche domenica mattina. Ricordiamo che avverrà domenica 3 ottobre, partenza della maratona ore 9, partenza dei camminatori ore 10. Quindi si parte tutto dal centro sportivo Sportlandia. Da, incontrata cara mia, incontrata cara mia, senza andare sono in campo da tennis, vicino papà, diciamo di là, si parte di là. E inizialmente vogliamo anche dire come possono iscriversi, diciamo. Allora, naturalmente per la maratona solo tramite piattaforme iCron, però quella è solo per i tesserati FIDAL, quindi diciamo per i professionisti, quelli che dovrebbero fare, perché c'è una testa fanno parte del, che hanno il certificato agonistico. Invece per tutti gli altri non c'è problema. O a Sessione di Martina puoi andare a Futuro Office, se sei di Lavoro Tondo qui a Saverio, da Bagnardi Saverio, ci si può scrivere là. Oppure anche la mattina della gara, certo non arrivare all'ultimo momento, certo, anticipare un po' e fare l'iscrizione. E quindi ricordiamo anche a tutti quelli che abitano nel tragitto un po' di valentina, che è stato fatto, un po' di pazienza, perché se no è una maratona di 8 ore. Ad oggi più o meno di 8 ore, speriamo che l'ultima arriva molto chiaramente. Ad oggi quanti iscritti? Allora, i maratoneti siamo vicini ai 70, speriamo di arrivare anche ai 100. Dobbiamo dire una cosa, che questa gara è nata a giugno quest'anno, di solito le maratone nascono un anno prima e chi le fa non si avventura, la mette in calendario, la programma un anno prima e ci vuole 3-4 mesi per prepararla. Questa è stata, diciamo, è l'edizione zero, stiamo partendo, cerchiamo di fare un... modo che diventi un appuntamento fisso, diciamo. Diciamo che il nostro progetto è pluriennale, quindi questa è l'edizione zero, ma ci auguriamo di fare anche tante altre. Naturalmente, voglio dire, il territorio è quello che è, non potrà mai venire uno a fare il tempo record sulla maratona, perché con i salescenti è impossibile. Però chi è, si sente forte... Però se diventa un appuntamento fisso e magari il percorso rimane sempre quello, poi uno, comunque il tempo rimane, la voglia di migliorare rimane, il tempo, rimane è uno, diciamo, secondo me è una delle più difficili, perché con i salescenti sono uno dietro l'altro i salescenti, quindi non c'è respiro. Non è tipo quelle maratone tipo New York dove è tutto pianura, quindi bisogna essere costanti. C'è Rosa Santoro che chiede: vorrei fare una domanda, ma vi allenate in gruppo? Grazie mille. Non so se comunque per chi vuole, oltre alla maratona che sarà giorno 3 ottobre, il 30 settembre ci sono degli incontri, dei seminari presso il resort, per chi vuole, dove ci saranno dei coach, delle persone che un team, diciamo, di persone professioniste che ci spiegheranno come allenarsi, dove allenarsi, come vestirsi e anche come nutrirsi, perché è la cosa importante l'alimentazione. Quindi, diciamo, volendo rispondere alla domanda della nostra di Rosa, io credo che l'allenamento comunque fatto insieme ad altri bisogna farlo sempre con persone che abbiano il doppio o meno lo stesso passo o la stessa tua caratura, diciamo, a livello atletico, altrimenti si rischia di non allenarsi a dovere, perché se tu devi aspettare l'amico che sta dietro perché non ce la fa più. Diciamo che in questo caso per esempio abbiamo l'esempio di Gallo, che diciamo è uno che ha fatto marcia per tutta una vita, io non l'ho mai visto allenarsi con qualcuno, l'ho visto sempre allenarsi da solo, per dire, perché diciamo quando uno ha un passo per lui deve allenarsi, uno più lento magari con lui si trova bene, ha uno stimolo, lui magari non ha un vantaggio. Indubbiamente per domenica 3 ottobre non c'è bisogno di grandi allenamento, tanto avete 8 ore di tempo, passeggiata anche da 11 può essere fatta anche a camminare, una sorta di camminare. Le competitive uno può fare come vuole, come non c'è tempo, non ci sono classifiche. Magari quello ne sarà l'input, può per poco continuare ad allenarsi. Noi abbiamo avuto Simone. Ma anche poi l'intento della, diciamo, di quella non competitiva è quello di ammirare poi le bellezze del nostro tempo. Strade, Francesca, io neanche conoscevo. Sì, il buono Donzo, la genitore. Lavoro Tondo è un territorio, insomma, abbastanza vasto. Certo, e si vede anche il mare, che molto E si vede che è bellissimo, perché c'è un punto
punto dove si vede da Tombino, secondo me. Diciamo un giorno di tramontana di quella secca secca, vi posso garantire che si possono vedere anche i monti dell'Albano. Noi con lui abbiamo visto il monte. No, è bellissimo, quindi parolami bellissimi. Speriamo che il giorno sia così. Speriamo che il tempo sia bello, anche se non è bello, giocare, perché camminare. Anche perché c'è fece caldo, sarà ancora peggio. Certo, non è come ha detto Giovanni Storti, che si vede durare. Speriamo. Quindi, insomma, 3 ottobre, Leonardo. Mi raccomando, mi aspetto. Salutiamo Simone e tutta l'equipe. Ciao Simone! Di Milano, Giacomo Lopopolo, Anna Cordero, Rosario Rosalba pure, Rosalba dove sei, Rosalba Cardone, Gino Paolo per gli amici, insomma il Crepo Marathon Italia, favolosi, cioè che stanno scendendo tutti qui armati di gazebo, di... Beh, insomma, sarà una cosa bella. E che magari ringraziamo anche il comune responsabile dello sport del comune Donato Pinto. Donato, pure tu devi venire. Donato, da 11 km devi fare, che te la sviglia. Sicuramente le forze dell'ordine. Certo, la protezione civile, il SER, ERA, Ambiente. Il Vespa Club, ci danno tutti le associazioni, vedi quando si fa squadra. Beh, si possono organizzare tutte le cose. E poi, se Dio vorrà e diventerà un appuntamento fisso, magari potrà diventare anche veramente una maratona, certo, a livello internazionale. Dopo il blocco lo vedo tutto. Ma è così, è a piccoli passi. Va quindi bene. Con questa bella notizia, con Oronzo che ci ha illustrato più o meno la manifestazione che avrà il 3 ottobre, domenica, ricordiamo, con la maratona di 42 km, noi vi diamo appuntamento alla prossima edizione di Edicola Loco! Grazie!